Ciao Clara, grazie oggi di essere qui per questa intervista. Raccontaci di te. Allora, io arrivo dal liceo linguistico. Dopo il liceo linguistico il mio sogno è sempre stato quello di studiare musical. Essendo io una grande sportiva, ho pensato che gli sportivi spesso sono o fisioterapisti o osteopati. Quindi mi sono iscritta a osteopatia più per gioco. In realtà mi sono letteralmente appassionata di questa disciplina, mi sono innamorata della scuola. Consiglio questo percorso di studi perché è una professione che rende liberi. I direttori specialmente, ma così anche come gli insegnanti, insegnano il proprio modo di lavorare, insegnano non solo la teoria che trovi sui libri, che tutti quanti possiamo leggere a casa, ma ti portano ognuno la propria esperienza e ognuno ti aiuta ad affinare anche il tuo modo e la tua esperienza, che poi andando avanti negli anni comunque cambierà, migliorerà e tutto quanto. A differenza di un'università, qui si crea una grande famiglia. Non c'è disparità tra primo anno e quinto anno, non c'è disparità tra chi è un full time e chi è invece un part time. Si va avanti tutti insieme, ci si aiuta tutti insieme e quindi anche un percorso di crescita con altre persone. Questa è la cosa penso più bella perché non, anche per studiare ti serve l'altra persona. Quindi non solo facciamo un lavoro per il quale hai contatto con il paziente, ma sei a contatto anche con il tuo stesso compagno di studi per migliorare e per migliorarti. Come definiresti la neurosteopatia? Sì. Ah, personalmente parlando, la neurosteopatia è rivincita. So che non è la risposta che tutti direbbero, però so anche che non c'è risposta giusta e risposta sbagliata. Per me è una grande rivincita perché appunto arrivo da un percorso particolare. Se devo definirla invece in termini più di scolastici, più di scuola, dico che la neurosteopatia è libertà. Libertà di sapersi muovere con il paziente, che non è visto come un paziente, ma è visto come una persona, e quindi la possibilità di, ok, io conosco tante cose, perché ho studiato tante cose, e posso abbinarle, non applicarle, abbinarle alla persona che ho davanti, perché devo ricordarmi che quella è una persona, è un essere, ha tutto, ha una parte anche spirituale, ha una parte mentale che va tenuta in considerazione, che ovviamente noi non trattiamo. Ma la neurospirituale penso sia questo, penso sia il guardare il paziente a 360 gradi nel toto e non considerarlo un paziente, ma una persona, come lo siamo tutti. Rivincita verso. Rivincita personale, per quello che dico che secondo me la neurospirituale è rivincita, perché il fatto che i professori mi siano stati così a fianco negli anni, appunto io studiavo musical, poi ho dovuto interrompere per motivi di salute. Quando mi sono iscritta, non riuscivo a trovare la mia strada, non capivo se effettivamente questa fosse o meno la mia strada perché avevo paura mi mettessero dei vincoli, dei protocolli da seguire. In realtà qui non viene insegnato alcun protocollo perché non esiste il protocollo in sé sul paziente. Tu ti devi adattare a quello che hai davanti ed è per quello che noi definiamo quello che c'è davanti persona e non paziente. Grazie Clara. Prego.